Salvo Cilona, in queste ore si è definito il rimpasto di governo. Ieri sera in consiglio comunale, animi però accesi, e la tua posizione, i taorminesi si chiedono qual è, sei in maggioranza, non sei in maggioranza? Beh, diciamo che è chiaro che io non sono in maggioranza e lo voglio sottolineare. Sostanzialmente i tempi non sono maturi. Sono perplesso per le scelte del sindaco perché a mio avviso non risolvono i problemi della città. Chiaramente l'entrata in giunta del mio amico Valentino ha un segnale differente perché Carmelo è una persona leale, corretta, un grande lavoratore e sono convinto che riuscirà, malgrado tutte le difficoltà che ci sono per amministrare una città, riuscirà a portare dei buoni risultati. Però il problema non è Cilona in maggioranza o Cilona in minoranza o il FLI in maggioranza, minoranza oppure l'UDC del mio amico Eligio Giardina in maggioranza o minoranza. I problemi sono altri, i problemi sono economici perché Taormina ha grandi difficoltà economiche e io lancio un grido d'allarme perché sostanzialmente in questo momento anche a Taormina si è attivata un pochettino questa diciamo finanza Tu nelle scorse ore sei stato anche a Palermo, se non erro. Sì, ieri sono stato a Palermo con diciamo tanti amministratori regionali, sindaci e assessori che fanno capo a Forza del Sud e abbiamo affrontato un problema importante che è il momento di grande difficoltà che sta attraversando la regione siciliana con il presidente Lombardo che ha pensato bene di tagliare per il 60% i finanziamenti che dava ai comuni per la spesa corrente. E quindi è chiaro che ormai l'indirizzo non si sa quale può essere. O chiudere i cancelli dei comuni, e questa è una cosa impossibile, oppure i sindaci devono dare le chiavi del comune al governatore Lombardo perché sono destinati al fallimento e per questo prima ti stavo accennando, ormai tutti i comuni ricorrono a questa finanza Creativa. creativa che sostanzialmente dice tutto ma non dice niente perché soldi non ce ne sono e quindi si inventano queste stupide strategie. Non a caso Taormina ha un avanzo di esercizio previsto da quello che dicono gli uffici di 7 milioni di euro circa. E allora a questo punto mi viene la domanda spontanea: perché non licenziare i dirigenti che non sono stati capaci di spendere tutti questi soldi? Questo è quello che ho detto. Quindi un taglio alla burocrazia. No, se i dirigenti, avendo tutto questo avanzo di esercizio, Non sono stati non sono capaci. stati capaci di spendere soldi quindi con progetti e tantissime altre iniziative, cosa ci stanno a fare là? Il problema è un altro, il problema è che i soldi non ci sono. E quindi io lancio il grido d'allarme, l'ho fatto ieri sera, lo farò anche stasera, di fare attenzione e di cercare di rimettere i conti a posto, perché in questo modo non si va da nessuna parte e tra 4-5 anni chiaramente ci sarà il dissesto della città di Taormina. Quindi io mi auguro che il buonsenso ritorni, che il governo regionale ritorni a ripensare tutta questa idea che ha cercando di tagliare a destra e a manca, perché tagliando a destra e a manca non si arriva in nessun modo, in nessun posto. Quindi il mio auspicio è che tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di trovare una soluzione importante che tuteli soprattutto la nostra città. Torniamo un momento a quella che è la tua posizione. Tu a più riprese, anche nelle scorse settimane, quando ancora era in atto la bagarre politica,
hai un attimino evidenziato il tuo malumore, le tue perplessità su quello che sarebbe un assetto, come dire, eccessivamente sbilanciato forse a sinistra di questa amministrazione? Ma questa rimane la mia idea. Io non so il perché, diciamo, di questi premi da parte del sindaco alla sinistra. Sino ad oggi, per quello che posso ricordare io, i sinistri non hanno portato una lira nelle casse comunali, non hanno portato un finanziamento nelle casse comunali, non hanno fatto niente di rilievo per Taormina. Il sindaco l'altra volta nell'incontro ha detto che la SM non gli sta creando più problemi. Io lo ribadisco perché sostanzialmente il sindaco, quando ha fatto il sindaco e presidente di ASM, ha risolto diversi problemi. Ma a tutt'oggi l'ASM sembra una struttura vetusta perché quando si arriva all'entrata di Taormina sembra un rudere. Diciamo, l'amministrazione di ASM, il consiglio di amministrazione, non ha fatto niente per sistemare, non recupera una lira di pubblicità. Io non vedo veramente un chiaro lustro per quanto riguarda l'ASM ed è a direzione sinistra perché è stato nominato dal PD. Ecco, queste tue perplessità, queste tue riflessioni, appunto, sono anche implicitamente una sorta di risposta a chi evidenziava una sorta di remissività, tra virgolette, nella tua posizione politica in questo rimpasto? Ma io non penso di essere remissivo, io guardo gli interessi generali della città, poi se mi devo sottomettere a questo lo faccio con piacere, ma esclusivamente per la città, ma non per fare il comodo politico o d'immagine a persone che a oggi non hanno prodotto niente. E sfido chiunque in consiglio, nella sede opportuna, di dirmi cosa hanno fatto per la città. Questo è quello che chiedo.